la nostra richiesta di un incontro. Queste trattative sono andate avanti sino a ieri, perché la nostra prima richiesta era un incontro con il presidente Pigliaru a cui consegnare le firme degli abitanti dell'Alta Gallura, non è solo di tempo che si tratta, e in difesa dell'ospedale, in quanto sapete benissimo che vi è il rischio ormai evidente di un depotenziamento del nostro ospedale. Il presidente Pigliaru, nella persona del capo gabinetto, ha valutato, secondo lui, che sarebbe stato più opportuno un incontro con l'assessore competente, l'assessore Adu, l'assessore della sanità. Allora, su questo ci siamo attivati. Devo dire, possiamo già annunciare, che questo appuntamento è stato fissato per lunedì mattina a Nuoro con l'assessore, un appuntamento ufficiale del popolo e Lucchetti, quindi nessuna forza politica, nessun rappresentante di nessun comune. Infatti, il popolo di Lucchetti, questo è un gruppo di cittadini di diverse città della Gallura che si sono riuniti senza nessun simbolo di partito, senza nessuna sigla sindacale, senza alcunché, solo privati cittadini che intendono difendere il proprio ospedale. Questo l'abbiamo detto all'inizio e questo lo stiamo portando avanti in maniera del tutto pulita, se questo si può dire. Ecco, ora abbiamo già detto, avremo questo appuntamento lunedì mattina con l'assessore a cui consegneremo le firme, i moduli firmati dai cittadini della Gallura e spiegheremo quali sono le nostre paure e sentiremo cosa lui ha da dire. Telefonicamente si sono sprecati nel dire, nell'assicurare a voce che non sarebbe stato nessun tipo di taglio nel nostro ospedale, che ci stavamo preoccupando per niente. Io tranquillamente ho detto telefonicamente, la gente non si fida, si sono anche offesi, questo lo devo dire, l'assessorato regionale si è offeso, in quanto è inammissibile che dei cittadini non si fidino di quanto riporta l'assessore o il suo capo gabinetto. Noi non ci fidiamo, abbiamo anche ragione di non fidarci più di assessori o dello staff. Questo lo possiamo dire tranquillamente perché sappiamo che da 10 anni o 15 anni a questa parte più che questo, più che fregature non abbiamo avuto. Quindi, tranquillamente, o nero su bianco, o se no lasciamo perdere. Bene, ora passo la parola al dottor Busto che ci spiegherà un po' cosa, se vi è stato qualche cambiamento nell'ospedale di Tempio, in positivo o in negativo, e dopo sentiremo un po' tutti. Se tutto va bene, forse tra pochi giorni avremo i commissari straordinari. Speriamo, perché ormai sono 7 mesi che aspettiamo, sarebbe anche ora, perché altrimenti si va tutti in stallo, non soltanto. Detto questo, cosa è successo ultimamente? Fondamentalmente niente, il che non è una buona notizia per Tempio, perché già ormai siamo pian pianino senza ossigeno, per cui non è certo una buona notizia dire che non è successo niente. Fortunatamente però dall'ultimo incontro, l'ultima parola che abbiamo avuto modo di dirci, non è successo neanche niente in negativo, i reparti sono sempre quelli che sono, avevo già denunciato il furto di una collega, di un medico fisiatra, uno su tre, quello è rimasto, i cardiologi non ci sono nelle ore pomeridiane, per cui si raccomanda di avere problematiche cardiache solo dalle 8 alle 14 e se tutto va bene chiedere quando è reperibile dalle 20 alle 8, se no zero problemi cardiaci. E così via dicendo per quanto riguarda un po' tutti gli altri reparti. Avrete visto ultimamente polemiche contro polemiche sui giornali, il solito sistema in cui noi denunciamo qualcosa, poi naturalmente noi diciamo falsità. In realtà poi lo stesso direttore dice sì, è una falsità, ma sappiate che comunque è vero che quello che state dicendo verrà fatto. Non è vero quello che dice lui, ve lo possiamo garantire. Non, poco abbiamo, cioè, che interesse avrebbe a creare comunque l'allarmismo. Poi sono subentrate polemiche all'interno di altre organizzazioni sindacali, se si vuole se ne potrà parlare. Stamattina un'ultima chicca che dimostra l'interesse che hanno verso, ma non soltanto verso Tempio, verso a questo punto l'Asia intera. Metto in mezzo quei poveri cristi e la Maddalena perché sono messi anche peggio di noi. Siamo 2 mesi che come organizzazione sindacale chiediamo un incontro al direttore generale. 2 mesi. Fatto 3 richieste, 4 rinvii. Ieri veniamo contattati dall'ufficio personale in cui veniva fatta per stamattina alle 10:30 una riunione urgentissima
discutere di problematiche riguardanti la Maddalena. È un problema di partenagesia dell'ASL. Stamattina invece vengo, potevo andare soltanto io da Tempio, perché o io, per esempio, il mio collega, il dottor Gheri, perché uno dei due è costretto a rimanere nel reparto, perché noi lo stesso, per motivi nostri, siamo ridotti ugualmente nelle nostre capacità funzionali, quindi in due non ci possiamo più. Quindi d'ora in poi, nelle rappresentanze sindacali, o vado io o vado il dottor. E vabbè. Dalla fisiatria, il dottor Periano, anche una rappresentanza sindacale, doveva muovere, perché sono rimasti in due e andava via lui senza nessun preavviso ai pazienti e lasciava chiaramente sguardito l'ambulatorio con 20-30 pazienti. Non si può, prima vengono, e non è un bello per dire, ma prima viene il paziente, l'ambulatorio va fatto. Mi vado io, mi arrivo a Parapinta, mi telefona un collega, un amico, dove dice: non ci stiamo presentando perché questa riunione non era una riunione indetta per parlare delle problematiche dell'ospedale di Tempio, dei tutti, della copertura del cardiologo, cioè delle urgenze che stiamo due mesi che stiamo pressando. Era solo ed esclusivamente un escamotaggio in cui sono stati invitati i due primari obiesi, anestesista e ginecologo, che portavano avanti, per carità, un progetto condivisibilissimo, però che la partenagesia nelle donne che stanno per partorire, cioè il parto senza dolore, che è una cosa bellissima, però se non vi dispiace è bellissima per tutti, non è bellissima per le donne di Olbia e per noi no, è bellissima per tutti, lo condividiamo, ma per tutti. Cosa invece doveva essere soltanto per Olbia, perché è una storia vecchia di un anno, abbiamo già combattuto su questa cosa qua. Tutto il resto della riunione, tutte le problematiche non se ne doveva parlare, quindi abbiamo deciso di non presentarci alla riunione sindacale, di fare una lettera di protesta all'assessore Arru per attività di sindacale, anche se sappiamo che se tutto va bene, tra pochi giorni dovremo avere un nuovo direttore, anzi un commissario straordinario con cui ci dovremo confrontare. Speriamo che sia attento, lungimirante e quantomeno ci faccia. Queste sono poche, nessuna è positiva. L'unica novità positiva di questi giorni è finalmente, dopo tante pressioni, l'incontro che avremo lunedì con l'assessore. A questo proposito, adesso prima di parlare, parliamo subito un attimino dell'incontro del lunedì. Prima di parlare un attimino del modo di presentazione, se qualcuno ha qualcosa da dire in merito, chiarimenti, prendete il microfono e intervenite pure. Non siamo riusciti, una cosa che riguarda le firme, anche prima ci confrontavamo, non siamo riusciti ancora a quantificare numericamente le firme, perché stanno ancora arrivando nei vari comuni, mi hanno telefonato, ce l'ha detto. Io ritengo, prossimamente potremo avere 7-8.000 firme, è un bel ballone, avrà il valore che in cara comunque rappresenta un peso specifico importante da portare di fronte a chi ci rappresenta in Sardegna per la sanità. Lasciate adesso a voi la parola a chiunque voglia intervenire e abbia qualcosa da dire. Okay. Mia madre la fa in ospedale e quindi mi tocca molto. E sinceramente per l'ospedale di Tempio mi darebbe molto fastidio, anche perché la sanità è importante. Adesso questa parola qui. Io, con la compagnia di Tiguana, sono rappresentante degli elettori di Empio e Geo, e vogliamo esprimere, diciamo, la nostra partecipazione a questa, diciamo, riunione. Motivo di disagio per tutti gli empiesi, tutte le città nei dintorni, perché se l'ospedale venisse, come si dice, diciamo, soppresso, più che altro, trasformerebbe un pronto soccorso ben attrezzato, se non sbaglio. Cioè, per i casi urgenti bisogna spedirli dopo a Sassari, a Olbia, Nuoro. A Nuoro, e c'è da contare anche che le strade, cioè senza offesa, ma le strade sarde sono molto impraticabili, quindi durante il trasporto può succedere di tutto, c'è anche questo da contare. E vabbè, come mai ci toccavo anche agli studenti, perché noi siamo semplicemente delle generazioni future, quindi non vogliamo soffrirne. Voi vi rendete partecipi per proteggere noi, che siamo il futuro, e noi in primis dobbiamo partecipare con voi.
Vi ringrazio per questo. Noi volevamo organizzare un'assemblea con i più presenti esponenti di questa riunione per affinché i punti venissero, diciamo, contestualizzati con chiarimento, perché alla fine gli istituti di tempo dovranno partecipare, sia il vabbè, sia l'artistico che il tecnico che l'industriale che noi ingegneri. Quindi ogni studente, ogni singolo studente dovrà avere, cioè, dovrà ha il diritto di conoscere ogni singolo punto e ogni incontro, per cui esprimerò la propria opinione personale affinché si raggiungano dei termini consoni a tutta la popolazione. Con questo passo la parola.